esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, sollevamento gambe alternate. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Non portare le gambe giù troppo velocemente. Controlla il movimento per massimizzare gli effetti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, caduta controllata delle gambe. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, muovi una gamba per volta. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Tieni gli addominali sempre contratti per riuscirci. Nella fase di discesa il movimento deve essere lento e controllato. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, crunch. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, stendi le braccia lungo il corpo e poggia a terra i palmi delle mani. Non sforzare il collo quando sollevi le spalle. Per mantenerlo rilassato, puoi aiutarti guardando un punto fisso sul soffitto durante il movimento. Fai attenzione a non sollevare mai la zona lombare da terra per evitare problemi alla schiena. Per riuscirci, mantieni gli addominali sempre ben contratti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, the hundred. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, puoi tenere le gambe flesse a 90 gradi. Mantieni sempre le gambe tese e la zona lombare aderente al pavimento. Per riuscirci, tieni i muscoli dell'addome ben contratti durante tutto l'esercizio. Per non sforzare il collo, mantieni lo sguardo verso il tuo ombelico. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Incrocio gambe supini. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, mantieni le gambe a 90 gradi e non incrociare i piedi. Non sforzare il collo, tieni la testa sempre poggiata al pavimento.
Mantieni l'addome contratto per non gravare sulla colonna vertebrale. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, crunch cross con distensioni. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia delicatamente il tallone a terra quando distendi la gamba. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Per riuscirci, tieni l'addome ben contratto. Non sforzare il collo. Guarda un punto fisso avanti a te per mantenerlo rilassato. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, crunch incrociato, gamba tesa. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Non sollevare mai la zona lombare dal pavimento. Cinque. 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non aiutarti facendo forza sul braccio che resta a terra. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, sit up più contrazione. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, tieni le gambe piegate con i piedi a terra. Non inarcare la schiena, tieni l'addome contratto. Non piegare il collo, per riuscirci guarda un punto fisso avanti a te. Stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Allungamento lombare, ginocchia al petto. Tre, due, 1, via! Attenzione, non sollevare la zona lombare durante tutta la sequenza. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, allungamento lombare. Via! Fai attenzione a non sollevare le spalle dal pavimento durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare la testa. Per aiutarti, concentra lo sguardo sul soffitto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.
prossimo esercizio. Stretching bicipiti femorali. Via! Non piegare la gamba. Per raggiungere il massimo allungamento occorre che sia sempre ben distesa. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching addominale. Tre, due, uno, via. Non sollevare mai il bacino da terra, così aumenterà l'efficacia dell'estensione. 5, 4, 3, 2, 1, stop.